studi recenti hanno dimostrato che il 90% degli ecosistemi lacustri subalpini è inquinato dalle plastiche, in particolare microplastiche e microfibre. L'acqua del lago si ricambia poco e molto lentamente, per cui la concentrazione di questi inquinanti è davvero troppo alta. Non dimentichiamoci che se un lago è inquinato, con grande probabilità lo saranno anche i fiumi e torrenti che portano l'acqua nel bacino. Bacino che a sua volta, attraverso gli emissari, andrà a contaminare le acque dei mari, innescando così un circolo senza fine. Il fascino del lago sta proprio nelle sue acque calme e pacifiche che riflettono il meraviglioso paesaggio che lo circonda. Così anche qui, a Riva del Garda, Coop, in collaborazione con LifeGate, ha sostenuto l'installazione di un Seabin, un cestino galleggiante in grado di raccogliere rifiuti, filtrare le acque e trattenere microplastiche e microfibre. Il lago ha una limitata capacità di rigenerazione, quindi l'aiuto di un Seabin è davvero fondamentale. Questo è solo uno degli impegni che Coop sta mettendo in atto per un futuro sempre più libero dalla plastica. Ma ricordati, anche tu puoi fare la differenza.